Salve amici del web, ben ritrovati. Quest'oggi siamo a Casalnuovo, precisamente in via Benevento. Siamo all'interno di una storica pizzeria, O Gemel. Io sono in compagnia del proprietario, del fondatore, al quale do il benvenuto, Luigi Castaldo. Ciao Luigi e benvenuto ai microfoni di Nano TV. Grazie, ciao, ciao a tutti. Allora Luigi, tu sei un maestro pizzaiolo, hai fondato questa attività nel lontano 94, quindi sono passati più di 20 anni. Quando si parla di pizza tu sei uno storico, no? Quindi voglio dire, sul territorio, nell'Interland, questa è una pizzeria storica. Ti chiedo, come è nata l'idea di mettere su un locale del genere e poi come è nata soprattutto la passione per la pizza? Sì, io ho iniziato, diciamo, nel 94, come hai detto tu, è iniziato tutto dopo il diploma, la passione verso la panificazione. Infatti la prima attività che ho aperto nella mia storia è il panificio, il quale mi ha dato tanto amore verso gli impasti soprattutto, perché poi la pizza è tutto un prodotto che è venuto dopo. Mano a mano che impastavo il pane e altri prodotti della panificazione, ho cercato sempre di migliorare anche il prodotto della pizza, che con l'andata del tempo ho abbandonato un po' la panificazione, mi sono solo dedicato alla pizza, che anche esso, diciamo, ha avuto dei vari metamorfosi nel tempo, perché col passare del tempo le farine sono cambiati gli impasti, e io allo stesso modo ho cercato di migliorare sempre. I nostri impasti vengono fatti a mano con farine molto forti. Le farine forti servono soprattutto per fare la lunga lievitazione. Cioè, dove sta il segreto di una buona pizza? Molti dicono l'acqua, la farina, ma tu che sei del settore, qual è il segreto? Sì, diciamo, io essendo maestro pezzaiolo non posso dire che esiste un segreto per fare gli impasti. Esiste la conoscenza, perché negli impasti, se uno conosce le materie prime, conosce l'acqua che ha a disposizione e l'aria che lo circonda, la temperatura esterna, può realizzare benissimo avendo un impasto buono. Ritorniamo al locale. Da circa un paio di mesi tu hai dato un tocco, hai dato una novità, un restyling al locale. Perché lo stai cercando di improntarlo e di dirigerti verso nuove mete e soprattutto verso nuovi orizzonti commerciali? Perché questa novità? Spiegaci un pochino che cosa sta succedendo. Ti ripeto, questo tutto nasce dal fatto che i cambiamenti con le varie farine, i vari impasti, si hanno non solo con il retro della pizzeria, ma si deve avere anche con gli appoggi che si danno ai clienti, con i tavoli, con le sedie, con l'ambiente giusto, perché anche la pizza vuole il suo ambiente per essere mangiata. Diceva un vecchio scrittore negli anni 60 che la pizza deve essere mangiata quasi vicino al forno, perché già se la portiamo a 50 metri lontano già cambia sapore. Infatti, e questo ho voluto cambiare dal locale trash che avevo prima a portare a un locale un po' più antico, perché la pizza è un prodotto antico. Dietro di noi c'è un cuoricino, febbraio è il mese dell'amore e si parla di novità, ci hai parlato della pizza, del locale. So che per il 14 avete organizzato la serata degli innamorati, il 14 ricordiamo è San Valentino, e la tua attività, O Gemel, appunto, è presente, quindi ti stai riproponendo. So che c'è un evento musicale, dico bene? Sì, 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 abbiamo un evento musicale il 14 febbraio. La cosa bella che ho ottenuto di fare questo evento, perché il mio locale adesso è molto frequentato da giovani, e a me fa piacere questo, perché il giovane oggi sta riuscendo a capire che la pizza è un prodotto genuino. Io mi permetto di ritornare sulla serata del 14, so che ne parlavamo prima, me l'hai accennato prima, si esibirà gli Italian Song Duo, quindi avrai una situazione molto lounge, quindi ci sarà bossa nova, jazz, proprio perché vuoi improntare il locale. Ricordiamo, gli artisti sono Carmine Pascarella alla tromba e Gianluigi Di Fenza alla chitarra. Sono i musicisti del grande Enzo Avitabile, e quindi penso che sia arrivato il momento di spostarci e di vedere il maestro all'opera. Ebbene Luigi, dalla sala alla cucina, qui dove nasce tutto, dalle tue sapienti mani, dove è nato tutto più di 20 anni fa, che cosa ti stai apprestando a fare? Facciamo un impasto della pizza 32, la classica pizza napoletana, impasto a mano come dicevo prima,
con un mix di farina, farina di semi di canapa, è questa qui, e farina 00 con una forza W 3,50. In termini tecnici che cosa hai detto? Una farina di forza, ma come dicevo prima, per fare gli impasti a lunga lievitazione abbiamo bisogno di una farina di forza che mantiene la lunga lievitazione. Allora noi iniziamo prima a mettere la farina nella nostra madia, questa anticamente si chiamava madia. Ok, questa abbiamo introdotto adesso la farina 00, la misceliamo con la farina, un chilo di farina, 5 kg di farina 00, 1 kg di farina di soia, di canapa. Okay. Misceliamo bene tutte le farine. Ok? Si usa la farina di canapa, di semi di canapa, perché essa è molto digeribile, in quanto consiste nell'avere dei semi di fibre che quando ingeriamo questi tipi di semi, diciamo, il nostro intestino lavora molto più facilmente e aiuta anche la digestione. Allora, accantoniamo la farina da un solo lato. Questo è quello che spieghi anche ai ragazzi quando sì, nei diciamo tuoi corsi. Le basi del corso. Bene. Allora, introduciamo prima l'acqua nella madia. Allora, lasciamo sempre un po' di acqua per sciogliere il sale. Non bisogna mai mettere a contatto lievito e sale, sia lievito naturale sia lievito di birra. In questo caso noi usiamo lievito naturale, e come vedete qua avanti abbiamo un chilo di lievito naturale. Ok, dobbiamo introdurre nella nostra madia, cerchiamo di sciogliere il più possibile questo lievito. Questo è stato fatto, questo è un lievito madre che ha 40 anni di attività di maturazione. I lieviti di solito più anni hanno, lieviti madre, più hanno forza e consistenza negli impasti. Okay. Noi cerchiamo di spezzarlo in piccoli pezzi, in modo che il lievito si espande per tutto l'impasto. Diciamo che anche il lievito ha la sua funzione fondamentale all'interno di un impasto per una buona pizza. Il lievito, ripeto, il lievito madre soprattutto deve essere fatto per bene, perché il lievito madre contiene i gradi di acidità. Se noi riusciamo a fare un lievito madre con gradi di acidità buoni, che vanno intorno al 0,7-0,6, abbiamo un grado di acidità adeguato per fare l'impasto della pizza. Se noi abbassiamo troppo l'acidità, abbiamo un impasto troppo acido e l'impasto poi esce una pizza non molto digeribile. Ok, una volta sciolto un po' il lievito, noi aggiungiamo la farina a piccoli passi. Aggiungiamo la farina, non tutta insieme, altrimenti non si crea la maglia glutinica, che sarebbe la consistenza dell'impasto. A questo punto possiamo introdurre il sale. Cerchiamo di amalgamare bene per sciogliere bene il sale. Adesso mettiamo l'olio. Allora, voi dite, molti pizzaioli non introducono l'olio nell'impasto. L'olio, c'è un motivo per cui viene messo nell'impasto, non per dare più sapore, no, non per questo. Siccome noi facciamo impasti a lunga lievitazione, l'olio serve ad aiutare tutti i vari meccanismi che succedono nell'impasto a essere agevolati nella loro produzione, perché devi sapere che l'olio è un elasticizzante, a suo tempo fa in modo che tutti i microrganismi che si formano con la maturazione e con la lievitazione vengano agevolati anche dall'olio. Questo per soia. Perdonami, questo che tipo di olio è? Questo è l'olio extravergine di oliva. Prettamente olio che bisogna usare, non altri oli. Questo è un olio che ha un punto di fumo intorno ai 2,20-2,40 di temperatura. Che se noi utilizziamo altri tipi di oli, i punti di fumo sono molto più bassi. E logicamente quando mettiamo la pizza nel forno, può diventare cancerogeno. Dobbiamo fare l'operazione, la stessa operazione che avviene per l'impastatrice, la dobbiamo fare a mano. Ci sono delle tecniche particolari per formare la maglia glutinica. Quello di fare in questo modo, di fungere il banco da impastatrice. Un vero e proprio lavoro di forza. Ci vuole, però non è che tanto forte, però diciamo
devi accompagnarlo l'impasto. Tu accarezzi la pasta. Sì, la accarezziamo. Già si sta a formare un po' di maiolini, vedi? Sì. Allora, l'impasto è quasi terminato. Pronto. Allora, gli diamo un riposo di una mezz'oretta. Sì. Ebbene Luigi, allora abbiamo atteso che l'impasto crescesse circa una mezz'oretta, procediamo. Sì, adesso applichiamo un'altra manipolazione all'impasto per rafforzare sempre la maglia glutinica. La maglia glutinica sarebbe l'esterno dell'impasto, cioè la pellicola dell'impasto. La crosta, diciamo. Allora prendiamo l'impasto, prendiamo, facciamo la stessa lavorazione come prima. Come potete notare già si inizia a creare l'impasto compatto, molto più liscia la superficie, cioè più liscia, e questa è la dimostrazione che la maglia glutinica si è formata. Abbiamo creato il nostro impasto, è una bella pagnotta di 9 kg circa, dicevi, sì, 9 kg di pasta. Se vedete, vedete com'è liscia, qua la dimostrazione come se l'avessimo impastato in impastatrice, però con manipolazione a mano. Ok, il basto poi dopo viene stagliato. Classica divisione delle pagnotte più piccole. Una bilancina, pesiamo i panetti di circa 250 grammi. Ecco. Ricordiamo che poi il tutto verrà inserito nel forno rigorosamente a legna. Ecco, prima notavamo infatti la pulizia proprio, molte pizzerie non usano il tuo sistema. Il mio tipo di forno è un forno più grande del normale, però anche perché per fare le pizze a metro. Oltre a questo abbiamo una fornace a parte dove all'interno della fornace c'è un foro che fa uscire solo la fiamma. Sì. Là c'è dove viene bruciato il legno e la fiamma è quella che ci serve noi effettivamente nel forno, è quella che cuoce la pizza alla fine. Comunque, adesso una volta tagliato la pagnotta, diciamo, iniziamo a formare il pagnottiello, che è il classico panetto di pizza. Anche questo deve essere fatto una procedura molto precisa, perché la pagnotta deve essere molto compatta e con l'aria all'interno quanto meno è possibile, per far sì che la maglia glutinica si espanda sempre di più senza avere dispersione nella maglia glutinica. Luigi, ebbene. Ecco le nostre pagnotte, ovviamente queste per una questione di tempo, non si riferiscono ecco, all'impasto di prima, perché quell'impasto ha bisogno di 24 ore di lievitazione. Allora procediamo, una volta fatte qui le pagnottelle da pagnotte da 250 grammi rigorosamente nelle tavolozze qui di legno, che cosa si fa e come si procede? Okay. Come già si vede dalla forma, da un piccolo pagnottello che è nata quando l'abbiamo impastata, dopo 24 ore abbiamo un impasto con molta aria all'interno, perché tecnicamente è successo questo, che durante la lievitazione attraverso l'ossigeno che hanno incorporato, attraverso i lieviti che hanno fatto il loro lavoro, si è ottenuto il CO2 che sta all'interno, l'anidride carbonica. L'anidride carbonica ci serve a noi appunto per quando andiamo nel forno di far lievitare ancora di più la pizza, di fare poi una pizza digeribile. Se noi notiamo, se noi prendiamo una pagnotta qualsiasi, la nostra CO2, diciamo la anidride carbonica, si può anche osservare quando noi la allarghiamo. Infatti se noi iniziamo a schiacciare dal centro verso l'esterno, vediamo che l'aria dal centro si è spostata verso l'esterno, quindi facciamo sì che formiamo il nostro cornicione della solita pizza napoletana. Vedete, queste piccole bolle hanno riferimento proprio del CO2 all'interno. Quindi hanno formato quest'area che è importantissima nell'impasto, è la cosa più importante del nostro procedimento. Io volevo dire che davvero a nome dei nostri web ascoltatori, a nome di Nano TV, siamo davvero, è molto emozionante assistere per me, ecco, in prima persona a questo procedimento davvero, davvero straordinario. Allora adesso non ho assiso la pizza e andiamo a condirla. Il condimento sulla pizza deve essere prima di tutto un prodotto sano, genuino e fresco. Infatti ogni giorno noi acquistiamo melanzane, peperoni, tutti dal mercato, e cerchiamo sempre di scegliere prodotti freschi.
Poi come caratteristica abbiamo il pomodoro del Pino, no? Sì. Che è un pomodoro per fare la bufalina. Senti, un ingrediente che a me premeva molto sapere, perché la mozzarella, mozzarella o fior di latte? Tutti dicono che sulla pizza non ci va la mozzarella perché caccia troppa acqua, costa di più, quindi il fior di latte risparmi tempo e danaro. Allora, svelaci l'arcano. Allora, se noi utilizziamo il fior di latte, dobbiamo utilizzare un fior di latte di Agerola, il quale contiene anche esso molto latte, perché il fatto che contiene latte vuol dire che il prodotto è fatto veramente con, come si deve fare, con il caglio, con il latte veramente della mucca e quant'altro. Per quanto riguarda la bufala è una pizza particolare. Io per ovviare al problema del latte che esce sulla pizza dopo quando la mettiamo nel forno, io ho fatto in modo che la pizza, che la mozzarella di bufala la metto a metà cottura e mi dà la possibilità di avere la mozzarella morbida sulla pizza, non troppo sciolta perché poi dopo caccio troppo acqua, allo stesso tempo lo stesso sapore della mozzarella di bufala e non mi crea nessun problema nella cottura. Quindi tu, questo procedimento spiega il perché tu da più di 20 anni ti sei imposto sul territorio e hai... Cerchiamo di fare sempre un prodotto sempre migliore. Hai una certa storia sul territorio. Ebbene, io dopo questa dimostrazione di un prodotto antico, quale la pizza, elaborato e spiegatoci così bene dalle tue sapienti mani e dalla tua conoscenza, rinnovo agli amici di Nano TV l'invito ad essere qui tutti i giorni. A San Valentino ricordiamo la serata, gli Italian Song Duo, tutti gli innamorati possono venire qui e degustare. Ricordiamo che tu non fai solo pizze. Panuzzi, sempre con lo stesso procedimento al numero di evitazione. Panuzzi, facciamo pizze a metro, di varie misure, dal mezzo metro fino ad arrivare a un metro. E la nostra classica pizza 32, rigorosamente fatta a mano. Esattamente. Pittura, logicamente, pittura scelta. Tutto quello che concerne poi la... E poi una chicca, diciamo, come dolce abbiamo il Nutellotto, che è un sempre impasto della pizza, fritto e messo la Nutella sopra. Ribadisco di nuovo l'invito, per il 14 San Valentino c'è l'evento live, ricordiamo un duo, gli Italian Song Duo, chitarra e tromba, Carmine Pascarella, Gianluigi Di Fenza, musicisti di Enzo Avitabile, da Ogemello è tutto. Via Benevento, Casal Nuovo, vi aspettiamo. Ti aspetto tutti, grazie.